Vettorina dà un altro segno di grande reazione e dopo aver fatto le SAE, dopo aver sistemato la scuola elementare, adesso anche quest'asilo, a completamento di un quadro di servizi scolastici importanti, perché sappiamo che attorno a questi poi ci si ritrova. Quindi una bella giornata di festa, anche questo frutto di una combinazione fra donazioni, l'attività della Fondazione Rava, la capacità di raccogliere tanti soggetti per mettere insieme questo intervento e quei fondi degli SMS solidali che hanno fatto spesso da complemento a queste donazioni. Quindi un incontro, un incrocio importante che permette oggi di avere questa bella realizzazione. Diciamo che Pieve Torina ancora una volta si dimostra una località con una grande energia e una grande capacità di risposta. Questa è l'ottava scuola, direi l'ultima meraviglia, sono 2 anni che siamo impegnate giorno e notte per i bambini colpiti dal terremoto. Il nostro primo intervento è stato proprio qui nelle Marche, ad Arquata del Tronto. In 2 mesi abbiamo consegnato una scuola provvisoria al paese di Arquata che è stato duramente colpito. E questa opera è bellissima, è straordinaria, è un passo in avanti rispetto ai precedenti interventi perché è stato curato il progetto dall'Università di Camerino, da giovani architetti che si sono messi in gioco e hanno presentato un progetto direi innovativo. Questo è più di una scuola, è un centro d'arte, un centro di cultura ed è un grande orgoglio per Pieve Torina e per tutte le Marche. Pieve Torina riparte dopo la scuola elementare media inaugurata un anno fa, era il 16 dicembre, oggi abbiamo l'asilo, qui si parla di ricostruzione vera, questo è un modello anche a livello di Centro Italia, ci rende orgogliosi e ovviamente ci dà lo spunto per una nuova rinascita, una rinascita che si sostanzia attraverso queste strutture che debbono essere definitive. La definitività è un qualcosa che crea stabilità, il provvisorio è un qualcosa che non ci appartiene più. È necessario che noi andiamo avanti, che guardiamo oltre, che lo Stato ci sia vicino soprattutto.